Si è svolto presso la sala convegni dell'Hotel Excelsior di Napoli il secondo incontro del ciclo Rotary per Napoli. Oggetto di questo dibattito aperto a tutti, rotariani e non, l'attuale condizione del nostro territorio oppresso dalla delicata emergenza della terra dei fuochi. Nel corso di tale confronto si è dunque discusso dei tempi e modi necessari per un probabile ritorno ad una condizione di normalità e non più d'emergenza, in compagnia di tante personalità impegnate su questo fronte, come il professor Raffaele Pallotta, presidente del Rotary Club Napoli, il presidente ASIA Raffaele Del Giudice, don Tonino Palmese ed il professor Marfella. Professor Pallotta, il Rotary per Napoli continua ad andare avanti attraverso un ciclo di incontri e di eventi. Quest'oggi si discute di un tema attuale, di un tema che davvero sta colpendo tanto il nostro territorio. Molto, ci sta colpendo sia dal punto di vista salutare, sia dal punto di vista della figura che noi facciamo di fronte al mondo, cioè di persone che si vendono il proprio territorio per quattrini, ma si vendono anche la salute di se stessi e dei propri figli e anche dei propri nipoti, perché non è una cosa che si risolve facilmente. Quindi è un danno enorme. Poi, oltretutto, alla fine c'è il danno economico dei nostri prodotti che non vengono più richiesti, anzi che vengono con cura messi da parte perché naturalmente fanno paura. Bene, cambierà qualcosa. Noi ci auguriamo molto che se l'opinione pubblica, come sta dimostrando di fare, continua con la sua forza e le associazioni come la nostra, che si rende partecipe della politica del territorio e che la politica del territorio diventa la politica della comunità, perché la comunità vive se il territorio vive, la comunità ha dignità se il territorio vive. La comunità può avere lavoro se il territorio vive. E quindi il Rotary su questo è impegnato fortemente. Non dobbiamo far calare assolutamente l'attenzione su questa vicenda tristissima che va avanti da tanti anni. È un momento, questo è estremamente positivo, perché c'è una convergenza sia dell'opinione pubblica sia delle istituzioni molto forte. Ci sono anche delle risposte da parte di comitati, associazioni che davvero per la prima volta hanno messo proprio come azione precisa quella di andare fino in fondo alla terra dei fuochi. Andare fino in fondo poi vuol dire dotare le forze dell'ordine di strumenti finalmente che devono avere, presidiare i territori che è fondamentale e attuare poi le bonifiche e fermare gli incendi. Bene, si è partito dal basso, nel senso che le mobilitazioni ci sono consistenti, sono importanti, però ancora non si tocca qualcosa di concreto, è questo che i cittadini di questo territorio oggi chiedono più che mai. Ma diciamo che forse un primo segnale è arrivato con il protocollo firmato dalle amministrazioni sulla terra dei fuochi. Io parlo per Napoli perché di quello poi mi sto interessando, grazie all'amministrazione abbiamo già bonificato 6 siti che non venivano bonificati da anni. Adesso lì abbiamo tolto tutta una parte di rifiuti, abbiamo aderito al consorzio Ecopneus, sempre grazie al protocollo della terra dei fuochi con il prefetto Cafagna, e i copertoni invece di essere abbandonati e poi diventare letto di combustione, li abbiamo avviati al recupero. Quelle zone adesso vanno chiuse. Quindi un primo piccolo segnale da Napoli sta partendo, ma quelle zone vanno chiuse e c'è bisogno di vigilanza. Cosa vi aspettate dal governo centrale? Ma ci aspettiamo innanzitutto, io ricordo benissimo quando nel 91 iniziammo questa battaglia, l'introduzione del delitto ambientale nel codice penale. La legge è ferma da 17 anni e non è più consentita. Seconda cosa, l'invio dell'esercito. Lo diciamo da 10 anni, anche più per quanto mi riguarda. Terzo, avviare assolutamente la bonifica e l'individuazione dei siti e tracciare quando più è possibile quei territori per difendere la nostra agricoltura, che è un'agricoltura di eccellenza. Bene, lei oggi è protagonista di questo incontro, dell'incontro di questo pomeriggio in cui si discute appunto di Terra dei Fuochi. Un'ultima battuta. Nasce questo incontro con una domanda: SOS, emergenza Terra dei Fuochi, cosa succederà? Glielo chiedo anche a lei. Succederà che innanzitutto fa parte, questo incontro di oggi rappresenta uno dei tasselli da mettere insieme.
nasce che possono arrivare ulteriori proposte e soprattutto nasce che un altro pezzo della società importante decide oggi, insieme a tante altre attività, di parlarne, di interessarne e di diffondere quando più è possibile l'allarme, che non è allarmismo. Io sono un po' stufato da questa discussione degli allarmismi. L'allarme c'è, va dato, ma va dato anche la sicurezza ai cittadini, al consumatore, agli agricoltori, insomma la ferita va messa alla luce del sole, curata e restituite quelle terre dove è possibile ad una buona agricoltura. Don Antonino Palmese, anche lei protagonista dell'incontro di quest'oggi qui, dove ci si chiede cosa succederà. La Chiesa da un po' di tempo è in campo rispetto a questo tema, attraverso anche una sua sensibilità che è la salvaguardia del creato. E noi come credenti abbiamo questo compito importante del custodirlo, questo creato, al di là di ogni ideologia, di ogni cultura, di ogni espressione politica. E ci troviamo anche in un momento in cui, come dire, dobbiamo fare i conti con il grande assurdo, l'assurdo che questa nostra terra, dai suoi stessi abitanti, con la collusione di altre persone, di altri posti d'Italia e forse d'Europa, hanno rovinato, hanno inquinato, hanno distrutto, hanno fatto morire parte del nostro territorio. Ecco, io credo che noi dobbiamo adesso tentare di recuperare, non solo per metafora, ma per realtà, quale ipotesi di risurrezione. Dalla morte deve rinascere qualche cosa. Speriamo che rinasca soprattutto una coscienza attiva per poter veramente sconfiggere questo grande male. In realtà io, consentitemi, dopo tanti anni di sofferenze, di avere ottimismo, e come sto dicendo da tutte le parti, la paura che c'è adesso e che sta scoprendo non è più l'emergenza rifiuti che abbiamo subito, ma è la consapevolezza di quello che è accaduto e quindi il primo 50% della terapia. Adesso proprio convegni come questo e il dialogo con tutte le istituzioni e con tutti i comitati permette di scegliere le strade migliori per fare il 50% che resta della terapia e ci recuperiamo la nostra terra, permettete, che è la più bella del mondo. Si devono fare una serie di cose, noi premeremo perché le facciamo. Lei si aspettava questa grande mobilitazione da parte di tutti i cittadini? Grazie al profeta di Dio, padre Maurizio, sì, sinceramente sì, lo speravamo, ne eravamo convinti. Il popolo napoletano, il popolo campano è molto più maturo e civile di come è stato trattato fino ad oggi. E uno dei nostri compiti è proprio quello di restituirgli innanzitutto la dignità.